a tutti, siamo qui insieme alla dottoressa Maria Piera Nicoletti di Valvasone, Certo, sì. che ci introdurrà oggi a come convivere insieme marito e moglie, fidanzato, fidanzata, convivente, convivente, convivente uomo, convivente donna. Insomma, a come relazionarsi con l'altro sesso durante questo periodo di convivenza forzata, dove spesso l'altro non è così come ce lo aspettiamo. E magari ci può sorprendere in bene, ma a volte anche in male, nel senso che si potrebbe rivelare magari una persona diversa da come l'abbiamo sempre conosciuta, giusto, dottoressa? A proposito, posso Sì. darti devo darti del lei o del tu durante, come preferisci? No, 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 avevamo concordato il tu, non so se ti Ok, ricordi, quindi andiamo avanti con il tu. Maria Piera, va bene, Va scusa, bene. grazie. Allora, il mio nome è già stato detto, io sono una psicologa, psicoterapeuta, libera professionista con proprio studio a Pordenone, di formazione sistemico-strategica per chi chiaramente non è addetto al settore, e la formazione è quella della scuola di Giorgio Nardone. Oltre a questa formazione, io applico anche e utilizzo come tecnica l'ipnosi clinica ericksoniana. Bene, questa mi occupa, anzi, c'è da aggiungere, prevalentemente di un'utenza adulta e in particolare di coppie, e quindi soprattutto delle crisi di coppia e di terapia familiare. Bene, chiusa, diciamo, questa presentazione, possiamo passare a quello che tu introducevi all'inizio. Quali sono i problemi che le coppie si sono ritrovati ad affrontare in questo periodo di convivenza, tra virgolette, forzata? Quello che in fondo il lockdown ha costretto moltissimi coniugi a vivere nella quotidianità. Allora, sicuramente uno dei problemi con cui si sono imbattute le coppie che hanno vissuto praticamente insieme 24, H24, è stato il problema della mancanza di una privacy. Questo sì, l'hanno vissuto in particolare le coppie costrette chiaramente a vivere in spazi piuttosto limitati, quindi piccoli. Possiamo pensare ai classici appartamenti di città dove la metratura di un appartamento o di un sito abitabile si aggira sui 70-80 metri quadri. Se dentro ci mettiamo anche dei bambini, diciamo che in questi casi gli adulti non hanno effettivamente nessuno spazio individuale. La mancanza di spazi, in questo caso in una convivenza forzata, significa non avere non solo privacy, non avere mai un momento in cui puoi stare da solo o da sola. Non per fare delle cose eccezionali, ma anche semplicemente per riposare, per guardare un programma TV di un'ora che non interessa agli altri o anche solo per pensare. Rispetto a questo che riguarda soprattutto le coppie, le famiglie che abitano in siti abitativi piccoli, aggiungo va, diciamo così, di pari passo il mancato riconoscimento da parte dei partner e di rispetto dei bisogni dell'altro. Perché pur vivendo in uno spazio piccolo, la coppia magari anche con uno o due figli, quello che è importante è che quando in particolare le donne cominciano a diventare nervose e diciamo anche isteriche, perché riconosciamo che in tutta la fase della pandemia le mogli, ma soprattutto le madri, sono state il pilastro della famiglia. Cioè, mentre per molti uomini, sicuramente non per tutti, ma per buona parte, sono riusciti a mantenere il lavoro e quindi a uscire di casa, a ritornare o comunque a isolarsi in una parte della casa per lavoro da remoto, le madri, quindi le mogli e le madri, in realtà hanno sorretto un po' tutta l'azienda famiglia. Non solo hanno rinunciato al lavoro, ma si sono ritrovate a casa a fare le insegnanti di sostegno, le insegnanti di ginnastica per trattenere i bambini, oltre a fare le pulizie perché non potevano nemmeno contare sulle collaborazioni domestiche. Bene, probabilmente chi dei due cominciava a scoppiava verso sera e quindi si innervosiva particolarmente, probabilmente ritengo sia il genere femminile. Soprattutto per la coercizione a stare con bambini magari particolarmente vivaci in ambiti ristretti, in mancanza di giardini pubblici, di spazi verdi e quant'altro.
No? Il riconoscimento, magari riuscire a dire alla propria moglie: ti vedo stanca, ti vedo nervosa, questa sera per esempio i bambini li metto a letto io, che è un po' in fondo un'operazione che può portare via 30 minuti, 40 minuti di tempo, e tu rimani sul divano a guardare la TV, è una grande attività di impegno, di riconoscimento nei confronti dell'altro. In realtà tu non hai risolto a tua moglie il problema di dimezzare le sue prestazioni domestiche, ma hai riconosciuto il suo grande impegno, cioè hai riconosciuto un suo bisogno. D'altra parte, la stessa cosa vale per le donne che sono rimaste prevalentemente a casa, che non si sentono coinvolte nel mantenere e provvedere ad una famiglia, che nei confronti di un uomo che vede messo in pericolo il proprio ruolo di lavoro, la probabile chiusura di un'attività, il licenziamento, la riduzione dell'orario di lavoro, in questa fase 2, che a livello teorico dovrebbe essere la fase della ripresa, ma ci stiamo rendendo conto che non è una fase di ripresa per moltissime categorie di lavoratori. Il fatto che un uomo torni a casa preoccupato e lo si vede che non è assolutamente coinvolto in famiglia, ma ha la testa da un'altra parte, è importante che si senta, anziché accusare da una moglie, sei già talmente poco a casa e quando ci sei, sei da un'altra parte con la testa, che in realtà dall'altra parte ci sia il riconoscimento della sua preoccupazione, del fatto che lui vede svilire, probabilmente perdere, il ruolo con cui più si identifica, che è quello del sostegno della famiglia. Un altro sicuramente aspetto che ha messo in crisi, che ha messo in crisi prima e in particolare durante la pandemia, è la difficoltà comunicativa, che non si è creata sicuramente durante la convivenza forzata. Una certa difficoltà comunicativa probabilmente era presente anche prima. Qui si è amplificata perché chiaramente vivendo insieme molto di più negli stessi spazi, occupando gli stessi luoghi, facendo un po' le stesse cose, o la comunicazione ci si è impegnati a migliorarla, a renderla più chiara, più esplicita, ma se già era carente prima, in molti casi il rischio è che sia diventata addirittura più astiosa. Vivendo assieme due persone, con magari un periodo anche di fidanzamento, di convivenza, che poi è diventato matrimonio e convivenza che perdura, questo non significa che necessariamente si conoscano molto bene. Questo è in genere un errore che fanno spesso le donne. Lui dovrebbe saperlo. Lui mi dovrebbe capire. Lui dovrebbe aver intuito cosa ho io. In realtà non è così semplice, uno perché c'è una cultura di genere e un atteggiamento mentale di genere diverso. L'altro aspetto è che non bastano 20-25 anni di convivenza per conoscere esattamente l'altro. Per farsi conoscere, la cosa migliore è esprimere ed esplicitare quelli che sono i tuoi bisogni, le tue emozioni, le tue aspettative. Questa è sviluppare una comunicazione chiara ed efficace. Se tu esprimi un tuo bisogno, una tua richiesta e ti preoccupi che l'altro l'abbia capita, beh, allora sei nella direzione corretta rispetto a una buona comunicazione. Se invece dai per scontato che l'altro che vive con te da moltissimi anni è del padre dei tuoi figli o è la moglie dei tuoi figli, debba intuire solo per questi motivi, sei, diciamo così, su una strada che io ritengo abbastanza sbagliata. Non dimentichiamo che noi tutti siamo usciti da una fase, in particolare nel mese di marzo e aprile, in cui dalle notizie del telegiornale, dalla lettura dei giornali, ma anche da quello che leggevamo sui social, noi siamo usciti da un periodo in cui si parlava prevalentemente di morte. No? Ricordo le immagini, penso che tutti le ricordiamo, dei camion militari durante la notte che hanno trasportato da Bergamo le salme, no? Perché i carri funebri non ce la facevano, no? A livello proprio quantitativo. Abbiamo visto immagini di infermieri, medici scafandrati chiaramente nei loro rispettivi reparti e indaffaratissimi. E gli annunci di morte, cioè i numeri che salivano di giorno in giorno. Per fortuna adesso, diciamo così, tutto questo sembra abbastanza sotto controllo in Italia, pare un po' meno in altri comunque paesi.
Tutto questo chiaramente ci ha anche appesantito dal punto di vista dello stato d'animo. L'appesantimento adesso nella fase 2 è la ripresa, che come dicevo prima, per il lavoro non è una garanzia per tutti. Rispetto a queste tematiche pesanti che si abbattono chiaramente sul nostro umore, è importante tenere presente che all'interno di una coppia, di una famiglia, c'è bisogno di leggerezza ogni tanto. Leggerezza che non significa superficialità o stupidità, ma essere un po' dotati, almeno uno dei due, di ironia, di riuscire a trovare il lato comico a volte anche un po' nella tragedia, perché altrimenti tutto diventa troppo pesante. Questo è stato un periodo molto pesante, innanzitutto perché non abbiamo dei precedenti storici di riferimento. È la prima volta che ci capita, infatti abbiamo visto come anche a livello governativo quanti errori siano stati fatti dall'Inghilterra, gli Stati Uniti, l'Italia inclusa. Perché? Perché si annaspava all'inizio, si tentava un provvedimento, un'ordinanza, eccetera. Ma anche il genere umano non capiva. All'inizio infatti siamo usciti nel mese di febbraio senza mascherina, senza guanti, per poi provvedere solo in seguito. Per cui ci ha spaventato. Importante però è che in un clima familiare ogni tanto ci sia il momento della battuta, del prendersi in giro, quello che io dico è il momento di leggerezza. Non necessariamente tutti e due le persone possono essere dotate del senso dell'ironia, ma essere capaci un po' di prendersi in giro, di ridere, questo crea anche alleanza. Lo crea fra i coniugi e rende, diciamo, più gradevole la vita anche ai bambini che di leggerezza ne hanno proprio bisogno. Dunque, aspetta, allora, tu mi hai praticamente mi hai risposto alle prime tre domande, ok? Sì. Praticamente sì. La quarta, io ti avevo chiesto come si può gestire la comunicazione fra uomo e donna in modo che la comunicazione produca comprensione, senza fraintendimenti, sì. Soprattutto evitando situazioni conflittuali che portano a tensioni, che poi condizionano la relazione. Ci puoi spiegare un po' come faresti tu, come imposteresti? Sì. Ecco, per rendere più chiara e ancora più efficace la comunicazione tra uomo e donna, quindi all'interno di una coppia, è importante conoscere ed essere consapevoli delle differenze, per esempio comunicative, di uomo e donna. Allora, faccio degli esempi che così è più semplice. Una donna, per esempio, a differenza di un uomo, tendenzialmente è prolissa, no? Cioè sì. Parla molto, tende a ripetere spesso lo stesso concetto. Quando una donna parla e vuole attirare l'attenzione su di sé, chiaramente parlando di un problema che può essere di lavoro, la gestione dei figli o anche di natura più personale, una donna non necessariamente cerca la soluzione di un problema. Una donna ha bisogno di parlare molto, purtroppo a volte io dico anche troppo, nel senso che diventa prolissa, ripetitiva, ma non necessariamente cerca la quadra, no? Più che altro cerca l'ascolto, ha bisogno di essere ascoltata, contenuta. Un uomo invece tendenzialmente per sua natura è portato alla risoluzione dei problemi. L'uomo è molto più pragmatico, è meno prolisso, meno esplicito, si sofferma per esempio molto meno sugli aspetti emozionali, sentimentali. Ama molto di più parlare di cose pratiche. Quindi quando una donna si lamenta di un problema avuto con i propri genitori, sul lavoro, con un'amica, con la sorella, non necessariamente ti sta chiedendo che tu le risolva il problema. Lei vuole essere ascoltata da qualcuno che chiaramente presti attenzione, che cerchi di capirla, ma non necessariamente che fornisca la soluzione del problema. Questa è una cosa importante, perché magari sullo stesso argomento una donna tende a parlarne più volte. Lui tende a proporre la soluzione, poi un po' si spazientisce perché magari vede che lei quella soluzione non l'accetta, comunque non le va mai bene, ma perché in realtà non cerca una soluzione, lei ha bisogno di parlare. Un altro aspetto, per esempio, a cui mi riferivo prima è che cosa preoccupa di più una donna e che cosa, per esempio, preoccupa di più un uomo. Per una donna gli aspetti più importanti della vita sono le relazioni, i rapporti affettivi, i rapporti amorosi, i rapporti sentimentali, i rapporti familiari.
quando c'è qualche ombra nelle relazioni, una donna chiaramente va un po' in crisi. Per un uomo non è la stessa cosa. Questo non significa che per un uomo non siano importanti, ma non hanno lo stesso valore. Un aspetto che colpisce molto e che ferisce molto di più gli uomini, sicuramente molto meno le donne, è il lavoro. Un uomo si identifica molto di più nella propria professione, nel proprio ruolo lavorativo. E quindi in genere va molto più in crisi quando viene toccato questa sfera della sua vita. Questo per esempio è un aspetto che le donne secondo me capiscono meno, capiscono poco. Sono molto più attente alle relazioni e dicono questa è la cosa più importante della vita. Ma io dico queste sono le cose più importanti della vita per te, non necessariamente per tuo marito, per il tuo compagno, per tuo fratello. Ecco, cercare di capire per esempio queste differenze di genere è importante per rendere più efficace la comunicazione. Semplice, come ti è andata oggi? Come stai? È un preoccuparsi dell'altro, è una domanda molto semplice, è importante che non sia semplicemente formale, no? Però è un andare verso l'altro. Quando tu cominci a perdere queste attenzioni, è facile scivolare sulla comunicazione tecnica, che va bene in un ambiente di lavoro, fra colleghi, giustamente, no? Fra persone che lavorano nello stesso ambito. Non può esserci all'interno di una famiglia, perché lì deve essere anche caratterizzata da una comunicazione emotiva ed affettiva. Il come stai, come ti è andata oggi, ti vedo stanco, hai le occhiaie, come mai, è dimostrare che sto attento o attenta a te. Mi prendo cura di te. Tutta la fase del corteggiamento, no? Che due persone hanno giustamente messo in atto per la conquista dell'altro, che è fatta non solo di tante chiacchierate al telefono, WhatsApp e quant'altro, no? Ma è fatta anche di carinerie. Arrivare a casa, che so, con un fiore, ma un fiore raccolto sul ciglio di una strada, questa è la margherita, perché è quello che troviamo adesso, no? O essere andati a fare la spesa e aver preso, che ne so, tre baci perugina. Non è che lo devi fare tutte le volte, no? Però una tanto fa bene. Sono quelle carinerie che poi due partner, dopo un po' di anni che stanno assieme, dimenticano. Però sono cose che si sono fatti fra loro prima. Quindi sono stati molto carini prima, no? Poi queste cose si perdono. Generalmente dopo quanti anni di matrimonio succede questo? Dopo pochi. Dopo pochi? Dopo pochi? Sì. Vabbè. Detto come confidenzialmente, c'è un altro aspetto che soprattutto nella terapia di coppia che seguo da diversi anni osservo frequentemente, laddove parliamo di famiglia, cioè di coppia con figli, che sia uno, che siano due o al massimo tre, diciamo così, l'evoluzione della coppia che diventa famiglia fa in modo che la coppia a un certo punto, no, anzi più che a un certo punto, progressivamente dimentica la relazione coppia e si fonde nel nucleo familiare, che significa bravi genitori, bravi alleati anche come genitori, bravi educatori e molto attenti nei confronti dei figli, ma per niente coniugi. Quindi le vacanze tutti insieme, si esce a cena, che ne so, prima chiaramente, adesso per due mesi non sappiamo cosa significa uscire a cena, si va a mangiare la pizza sempre con i figli, si va a un compleanno di amici sempre con i figli, si prende la bicicletta e si esce con i figli. Questo significa fondere la relazione di coppia con la famiglia, ma significa anche essersi dimenticati che prima di tutto c'eravamo io e te. E io e te ritorneremo, perché a un certo punto questi figli o questo figlio crescerà e se è sano e se abbiamo fatto un buon lavoro, se ne andrà, no? E saremo anche molto felici poi magari quando ritorna portandoci l'amorosa e possibilmente anche un nipotino con cui giocheremo, no? Ma a quel punto, se il nostro rapporto non si è mantenuto vivace, se non abbiamo continuato a essere coppia, a quel punto che cosa avremo da dirci? Molto poco. Io ho avuto frequentemente e ho tuttora
crisi coniugali non di giovani, non di coppie giovani, 35enni, quarantenne, di coppie un po' datate, 55-60 anni, laddove oggettivamente ti chiedi ma dove vanno questi a 60 anni? Ma perché vorrebbero separarsi dopo 30 anni di vita assieme? E ci si rende conto un po' nell'analisi della storia della coppia che la crisi è iniziata proprio nel momento in cui si è svuotato il nido. Cioè progressivamente i figli o con l'università, con la convivenza e il matrimonio poi sono usciti di casa. La coppia è rimasta sola, in un'età effettivamente ancora giovane, perché magari lavorano entrambi in buona salute, belli, con nessuna difficoltà economica, prima, adesso vedremo, che però non sanno organizzarsi. E loro stessi mi dicono, ma noi prima facevamo tutto con i nostri figli, e io infatti dico troppo. Avete fatto tutto con i figli e non avete fatto niente per voi e vi siete dimenticati. E questo è anche il motivo per cui c'è una, diciamo, è sempre più difficile far durare nel tempo le relazioni. E quindi, sì. E quindi aumenta sempre di più il tasso di separazione. No? Questo che hai spiegato adesso è un po', non solo questo, ma insomma. Certo. Hai culminato con questo e secondo me hai anche tutti gli esempi che hai fatto precedentemente sono... Ma allora scusa, nel caso in cui due persone stiano guardando questo filmato e si rendono conto che magari avrebbero bisogno di una mano, dove ti potrebbero contattare? Io ho un sito internet, quindi psicologopordenone.it e mi trovano e quindi mi possono contattare... fissare un appuntamento, una consulenza, okay. O anche semplicemente avere qualche informazione telefonicamente. A presto. Ok, grazie. Ciao. Ciao.